Buonasera da Passione Politica, nuova puntata per conoscere i nuovi membri del Consiglio regionale che è uscito, che è stato eletto il 31 maggio scorso. Questa sera abbiamo con noi Giacomo Giannarelli, buonasera, capogruppo del Movimento 5 Stelle che per la prima volta è entrato nel Consiglio regionale toscano con 5 consiglieri, 15,13% delle preferenze. Come dicevo prima di cominciare la trasmissione, i marziani che atterrano su Palazzo Panciatichi. Tra l'altro un avvio di legislatura all'insegna anche così abbastanza tormentata per l'ufficio di presidenza, le nomine nelle commissioni. Allora, intanto la percezione di queste prime settimane di lavoro, come vi state trovando? Ma bene, con tutte le differenze genetiche di un movimento fatto di cittadini che entra in un palazzo dove è presente ed è viva la partitocrazia, tutto il sistema burocratico connesso. Tant'è che una delle prime critiche che abbiamo mosso era quella di aver dedicato due consigli regionali al gonfalone della regione, quando in realtà secondo noi le emergenze e le urgenze della regione toscana e dei suoi cittadini sono ben altre, per esempio quello sulla povertà diffusa, sull'emergenza occupazione, e 500.000 toscani sono sotto la soglia di povertà, quindi dovevamo partire da subito dando un segnale. In realtà abbiamo dedicato due consigli al gonfalone, ora stiamo, diciamo, cercando di mettere la macchina sul binario giusto. Macchina sul binario giusto. Allora, proprio nella prima seduta c'è stato questo scontro sulla composizione dell'ufficio di presidenza, che è un organo molto strategico perché dà l'indirizzo agli atti amministrativi principali, gestisce anche dei fondi relativi a tutta una serie di attività svolte dal Consiglio e di fatto voi ne siete rimasti fuori con grande polemica. Che cosa è successo? La vostra versione. Gli Beh, altri dicono di avervi consultato e che voi non avete voluto confrontarvi. non è proprio vero, è parzialmente vero. Diciamo che c'era stato un primo approccio della Lega Nord sul portavoce dell'opposizione, dove avevamo proposto quello in cambio di altre cose, con la famosa frase do ut des, cito Borghi, ma in realtà poi su quella cosa, noi ritenendo inutile questa figura e non rappresentativa dell'opposizione, perché ricordo che la Lega dista solo dell'1% rispetto al Movimento 5 Stelle, che è sì la terza forza politica regionale, ma solo per un 1% di voti in meno. E non era inopportuno istituire questa figura. Tra l'altro, noi siamo l'unica forza politica che rinuncia alle indennità aggiuntive, e quindi togliere anche questa figura avrebbe portato qualche piccolo risparmio nelle casse della regione, perché comunque il portavoce prende un'indennità di carica Ulteriore. di funzione aggiuntiva. Ricordo che noi siamo gli unici a rifiutare tutte le indennità aggiuntive che ci vengono assegnate in funzione della carica come presidente, vicepresidente di commissione, e siamo gli unici che ci tagliamo lo stipendio. Ecco, e quando invece si è passati alle commissioni consiliari, qui è andata un po' meglio? Ma noi abbiamo fatto una battaglia per i luoghi di garanzia, dove secondo noi era necessario che ci fossero presenti quelle forze che rappresentavano i cittadini e che fossero da garanti per trasparenza, efficienza. E ahimè c'è stato un patto del Nazareno in Sassa Toscana, il partito unico cosiddetto in questa fase, poi le differenze ci sono, ma nella fase delle nomine sono rimasti compatti per escluderci, insomma. Poi noi paghiamo anche un po' di inesperienza, di Certo. incapacità di mediazione in queste cose, ci torna veramente difficile, mentre sui temi c'è trasversalità. Noi abbiamo firmato una mozione del PD sull'emergenza delle poste, l'abbiamo scritta insieme, abbiamo come tutte opposizioni uniti, abbiamo chiesto l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi e sugli intrecci societari tra Regione Toscana e Monte dei Paschi. Ahimè, attualissima, perché proprio ieri la Corte dei Conti ha fatto un severo richiamo alla Regione Toscana proprio sulla gestione fallimentare delle partecipate, che ci recano un danno di una perdita di 5 milioni, più di 5 milioni di euro, dei quali più della metà sono dovuti proprio a fidi toscana.
Quindi Toscana è la finanziaria regionale, è una le finanziaria ricordo. regionale dove la Regione Toscana è socia circa il 46% e l'altra parte delle quote societarie sono di Monte dei Paschi. Allora, c'è molto da lavorare dal vostro punto di vista. Torniamo, approfondiamo meglio questo aspetto legato all'indennità. Allora, intanto voi quanto percepite? Noi come Movimento 5 Stelle rifiutiamo tutte le indennità aggiuntive di carica, Voi prendete solo l'indennità dei consiglieri regionali. regionali Se poi. tagliate perché ci riduciamo quasi della metà l'importo complessivo perché abbiamo fissato un tetto massimo di 5.000 euro lordi, ricordo lordi che sono già tantissimi, e rimborsiamo tutti i rimborsi che non sono giustificati da un rendiconto puntuale, cioè se fornisci lo scontrino dimostri che cosa hai speso, noi di solito andiamo a mangiare qua, non è che siamo lussuriosi o abbiamo particolari vizi, facciamo una vita normalissima tanto quanto si faceva prima e comunque prendiamo rimborsi solo per quello che effettivamente si spende. È E così questi semplice, soldi insomma. che voi non percepite, dove vanno? Allora, intanto abbiamo chiesto di non percepirli Ah, proprio non direttamente, cioè percepirli alla non fine. dateceli, e non si può Ma si può fare. fare? No, A ecco, oggi non si qua. può fare, stiamo preparando una proposta per fare come hanno fatto in Emilia-Romagna, dove, se non sbaglio anche il PD l'ha votata, hanno fissato un tetto massimo, 5.000 euro lordi per consigliere. E questo permette di fare le cose in estrema efficienza e trasparenza, cioè escono dalle casse della regione direttamente solo quei soldi, Certo, diciamo, certo. tagliati. E oggi non è così, le eccedenze noi le restituiamo, così come facciamo in Parlamento nazionale, le restituiamo. Noi stiamo chiedendo alla Regione, nel momento in cui viene istituito il fondo per il microcredito regionale, per le piccole e medie imprese, le diamo dentro quel fondo. Altrimenti le mettiamo in un conto corrente che sarà destinato a un fondo per le piccole e medie imprese o barra per edilizia scolastica, ma sarà una scelta che faremo in rete. Comunque torneranno ai cittadini e alla collettività. Ecco, quando voi avete fatto questa, voi avete anche proposto una mozione, no? Per questa questione dell'indennità, che però non ha riscosso grande successo. Sì, ha creato un po' di parapiglia nel Consiglio regionale, non se l'aspettavano, ci sembra una cosa così di buon senso perché bisogna dare anche l'esempio. Devo dire che qualcosa è stato fatto nella Regione Toscana, va riconosciuto, però c'è molto da fare. Qualcosa in termini di ridurre Di taglio l'indennità, delle sì, spese, la riduzione certo. dei consiglieri, negli anni passati è già stato ridotto, ridotta È l'indennità. una delle più basse comunque in Italia, su È questo vero. assolutamente Però bisogna. si può fare ancora Ma qualcosina. questo sempre, Soprattutto secondo me. da una regione virtuosa come la nostra, che deve cogliere queste criticità per farle diventare delle opportunità. Così come, ripeto, quelle criticità emerse dalla Corte dei Conti, dobbiamo prenderle e lavorarci affinché diventino delle opportunità, che apportino ulteriori vantaggi alla regione. Allora, facciamo questo ulteriore passo avanti, mettiamo un tetto massimo più basso per l'indennità. Noi abbiamo proposto questa cosa nel Consiglio regionale, mancavano delle firme, solo Sì Toscana con Fattori e Sarti hanno firmato questa proposta e nessun altro ce l'ha appoggiata, si è creata un po' il terrore nel Consiglio, ognuno degli altri consiglieri di Lega Nord, Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD hanno apportato le più svariate giustificazioni alla questione, insomma. E secondo noi è un gesto che dà il buon esempio, si fa già in Emilia-Romagna con l'appoggio di altre forze, trasversalmente è stato deciso di far così, secondo me lavorandoci si potrà fare anche in Regione. Perché sono i cittadini che lo chiedono, soprattutto oggi in questo momento di difficoltà la politica deve dare l'esempio. Siccome si può vivere dignitosamente con molto meno, noi siamo dei dipendenti pubblici a progetto, e questo dobbiamo prenderne atto e rendere conto alla cittadinanza che ci ha votato o non votato, ma sicuramente ci affida i propri risparmi, i propri redditi da lavoro o da pensione. Certo, Insomma, certo. con i contributi si mantiene in vita tutto. Allora, cerchiamo di dare buon esempio. Allora, rimaniamo in tema del bilancio regionale, visto che appunto ieri la Corte dei Conti ha presentato questo rendiconto, in pratica la regione è stata promossa, ma con tutta una serie di criticità evidenziate, fra queste anche la questione delle partecipate su cui poi voi siete intervenuti. Ecco, spieghiamo il problema. Il problema è che la
Corte dei Conti, che è un organo garante, che è dalla parte dei cittadini, perché la Costituzione introduce questa figura affinché controlli l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la trasparenza delle spese delle amministrazioni pubbliche, in particolare dello Stato e della Regione in senso lato. E ha promosso la Regione Toscana nel suo complesso, però ha rilevato alcuni punti sui quali dobbiamo lavorarci. Uno è quello delle partecipate, che recano una perdita di 5 milioni e 300 mila euro all'anno. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Secondo noi è dovuta anche a una gestione un po' troppo partitocratica, poco meritocratica, un po' troppo poco trasparente e poco corrispondente alle reali esigenze dell'imprenditoria toscana. Quindi lì vogliamo intervenire con la commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi e sugli intrecci societari con la Monte dei Paschi, ci ricade anche Fidi Toscana. Fidi Toscana è stato citato dalla Corte dei Conti come quella partecipata che arreca in percentuale più perdita. Ci sono dei dati allarmanti come il saldo finanziario, meno 242 milioni di euro. Si cita un eccessivo utilizzo di affidamenti diretti per servizi e beni senza passare da bando di gara. Questo è, diciamo, potenzialmente alimenta il sistema della corruzione. E si cita proprio anche un servizio per la mensa di un'azienda universitaria, ora non mi ricordo precisamente il nome, però c'è nella scheda della Corte dei Conti, dice proprio il nome di dove bisogna Sì, intervenire. E certo. oggi nella commissione controllo ho puntualmente posto la questione, ho detto: ma perché come commissione controllo non diciamo, facciamo presenti questi aspetti della Corte dei Conti, che sono delle pure valutazioni di merito, insomma, sono conti, non sono giudizi Sì, politici. no, assolutamente sono anche molto oggettivi e tecnici da tutti i punti di vista. Che tipo di reazione ha ricevuto? No, tendenzialmente sono sicuro che in prospettiva la Commissione Controllo lavorerà bene. Questa è una premessa che mi sento Di di cui fare. peraltro lei è Io segretario. sono uno dei segretari, il segretario. C'è un clima buono, ecco. Si rimane un pochino troppo sul timore che una posizione unica della Commissione Controllo potrebbe avere una voce troppo politica, ma diciamo si tratterebbe di prendere e farsi portavoce delle istanze della Corte dei Conti. Per questa volta non è stata così, sono sicuro che per le prossime volte si farà questo approccio in modo univoco, porteremo queste istanze come singoli consiglieri nel prossimo Consiglio regionale. Allora, brevissima interruzione, poi torniamo a parlare con Giacomo Giannarelli del Movimento 5 Stelle. Seconda parte di Passione Politica, stiamo parlando con Giacomo Giannarelli, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Abbiamo già affrontato vari temi. Rimanendo sulla cronaca, oggi voi avete fatto una conferenza stampa in merito alla gara regionale per il trasporto pubblico locale, stiamo parlando degli autobus, la gara per trovare e individuare un gestore unico per tutto il servizio nella regione toscana. Tra l'altro, consigliere Giannarelli è un pendolare, vive a Massa Carrara, quindi diciamo, ha cognizione di causa di servizi pubblici in questo senso. Allora, nel vostro comunicato, nella vostra conferenza stampa, evidenziate cinque criticità su questa gara che, tra l'altro, è stato un percorso molto tormentato. Comunque, in questi giorni, forse oggi, si aprono le buste. Cosa c'è che non va secondo voi? Ma ne cito alcuni di questi cinque punti. Dico solo che dobbiamo porre attenzione su questo tema, intanto per la quantità di risorse destinate a questa gara, perché si sta parlando di una gara di 11 anni per un totale di 4 miliardi di euro, dei quali 3 provengono da istituzioni pubbliche, dalle casse pubbliche, e uno dalla vendita dei biglietti. Quindi è un tema sul quale porre molta attenzione. Uno perché per l'importo, per gli importi, due perché riguarda la vita quotidiana di Assolutamente, molti sì. di noi, Dal servizio pubblico assolutamente. se funziona migliora la vita a Oh. tutti. Allora, si sta parlando in particolare su quello su gomma. Alcune osservazioni, alcune criticità. La prima, che l'autorità per la concorrenza, quella nazionale, rilevava che l'ambito territoriale individuato dalla regione non era corretto, non si doveva fare una gara con un lotto unico regionale.
In particolare poi noi abbiamo posto l'attenzione anche su un altro aspetto, su quello che è mancata un vero e proprio controllo sulla possibilità di eventuali conflitti di interesse tra le aziende che erogano il servizio e aziende che forniscono allo stesso tempo la manutenzione e pezzi di ricambio. Perché sembrerebbe che ci potrebbero essere anche queste situazioni qua. Noi in ogni caso chiediamo una verifica, per stare tranquilli. Anche perché ricordiamo che i principali, statisticamente, andando a studiare i dati, le principali cause di ritardo nel trasporto pubblico locale di tutti i tipi, quindi su gomma, su rotaia, marino, deriva da problemi di tecnici, mancata manutenzione o pezzi di ricambio mancanti, eccetera, eccetera. Quindi questo era un elemento centrale. E sul trasporto pubblico locale si apre poi una discussione vasta, perché noi spendiamo come Regione Toscana 600 milioni di euro all'anno e chiediamo noi che cosa abbiamo in cambio, perché la qualità è veramente scarsa, sia sul trasporto su gomma ma anche su rotaia. Su gomma abbiamo mezzi, autobus vecchi di 20 anni almeno. Quindi un parco mezzi molto vecchio che È stato, si è cominciato a rinnovarlo, però c'è tanta strada da c'è fare, in tanta strada da effetti. Sì, fare. sì. Quindi bene che si sia cominciato, però insomma l'allarme è molto alto perché qualche lavoratore ci ha perso la vita, abbiamo sfiorato la tragedia. Per fortuna i passeggeri si sono salvati, insomma, quindi la situazione è molto delicata. È molto delicata anche sulla situazione, ahimè, dei Dei treni. treni, sì. Poi in Sulla questi situazione. ultimi giorni c'è proprio una sfilza di Ritardi, treni problemi. Sì. annullati, problemi di Alla sicurezza. base sembra esserci oggettivamente un problema di manutenzione, perché insomma sappiamo che gli appalti sulla manutenzione sono stati ridimensionati. Voi che cosa proponete? Proponiamo innanzitutto di rivedere l'osservatorio sulla qualità. Quindi la legge prevede che il personale, volontariamente il personale delle province, quindi forse della regione e dei comuni possano fare da commissari per la verifica della qualità, però questo è un servizio che non viene svolto. Io da pendolare non ho mai visto nessuno controllare Certo, effettivamente sui treni, sugli autobus, questa cosa. certo, Quindi dobbiamo aumentare il monitoraggio. Non basta un sondaggio, tra l'altro secondo noi fatto male sulla qualità, e poi se andiamo a vedere quel sondaggio certo. Va tutto bene, va sì. tutto bene, Sì. ma comunque emergono comunque delle criticità. Abbiamo speso 9 milioni di euro come Regione Toscana per un sistema di telecontrollo per il trasporto pubblico su gomma che ad oggi sembrerebbe non funzionante. Quindi c'è molto da fare, dobbiamo coprire i territori che non sono coperti, arrivano lamentele dai pendolari della Lunigiana, dai pendolari di Arezzo, insomma la situazione è molto delicata. Ricordo che il trasporto pubblico locale è anche, oltre ad essere un servizio per i cittadini, è anche uno di quegli elementi che creano prosperità, benessere e, tra virgolette, sviluppo. Se andiamo a vedere le correlazioni tra alcuni elementi e le tre aree di crisi complessa, quelle sul litorale, Grosseto, Piombino, Livorno, Massa Carrara, vediamo che uno di questi elementi da tenere in Certo. considerazione è proprio anche l'inefficienza del sistema del trasporto Certo, pubblico. certo, 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 certo. Allora, ne faccio una domanda più squisitamente politica, perché comunque questa intervista avviene a poche ore di distanza dalla sfiducia al sindaco di Sesto Fiorentino, Sara Biagiotti. Glielo faccio perché su Sesto Fiorentino ci sono due grandi progetti su cui voi si vi siete schierati da tempi non sospetti. Parlo del potenziamento dell'aeroporto di Peretola e parlo del nuovo termovalorizzatore di Case Passerini. Sindaco sfiduciata, tra l'altro, con 16 voti favorevoli, di cui 8 del Partito Democratico, adesso comincia il periodo del commissariamento in attesa delle elezioni del prossimo anno. È un regalo del PD, della sinistra PD ai 5 Stelle? Allora, intanto noi diciamo che dove c'è un commissario bisogna stare molto vigili per come viene gestita la situazione del commissariamento. Innanzitutto ricordiamo che non si decide niente senza la gente e che la Costituzione prevede che la democrazia, il popolo esercita il potere nelle forme previste dalla democrazia. Quindi speriamo di andare a votazione il più presto possibile, che il commissario si limiti a una gestione ordinaria e quindi assolutamente lo diffidiamo a prendere qualsiasi decisione straordinaria su inceneritore o aeroporto, questo che sia chiaro, perché lo prevede la Costituzione.
Detto questo, siamo contenti di questa, come dire, certo, spaccatura politicamente. del PD, perché dà una possibilità di andare al voto e abbiamo delle grandi possibilità come Movimento 5 Stelle di avere un portavoce sindaco, perché no, potrebbe essere davvero la prima volta che prendiamo un sindaco al primo turno, ce lo spieghiamo tutti. La differenza le fanno oltre che le persone, anche la battaglia sui temi. Noi siamo contro l'inceneritore di Casa Passerini perché è dimostrato che è inutile, non ci sono abbastanza rifiuti da bruciare, dovrebbero arrivare fuori regione, quindi economicamente è inutile, è un'impiantistica poco seria, irresponsabile, fa male alla salute. Ci sono le alternative che creerebbero 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore, quindi andiamo su quell'altra strada. Sull'aeroporto di Peretola, altrettanto, facciamo in modo che l'aeroporto abbia i minimi aggiustamenti per essere in sicurezza, ma lasciamolo come City Airport senza fare dei grandi stravolgimenti, Ecco, insomma. ma secondo voi, a questo punto siete anche voi rappresentanti della pubblica amministrazione, si è ancora in tempo per cambiare le carte su questi progetti? Ormai i giochi sono fatti, perché specialmente sull'aeroporto di Peretola, di fatto c'è già stato un pronunciamento del Consiglio regionale, ci sono già state tutta una serie di movimenti che di fatto rendono il ruolo anche del comune di Sesto Fiorentino abbastanza ininfluente. Quindi quanto di queste sue affermazioni sono Corrispondono alla verità. realistiche? Cioè, corrispondono alla verità sicuramente, Sì, ma diciamo, sono, diciamo, possono concretamente porto. veramente pesare. Allora, intanto la battaglia sull'inceneritore si può vincere. Questo è il lato più importante. E vediamo di portare a casa questo, perché sarebbe una svolta virtuosa per tutta la regione. Aprirebbe la regione a un modello virtuoso dove nel mondo si crea occupazione. Allora, vinta questa battaglia, c'è la svolta. Quindi concentriamoci su quello in primo luogo. Altrettanto sull'aeroporto. Innanzitutto non è così chiara perché ci sono dei contenziosi ancora aperti, dei ricorsi ancora aperti. Sì, contro alcuni pronunciamenti di ENAC, tra Esattamente, quindi l'altro. vediamo cosa succede. E poi ricordo che secondo noi, come forza democratica, la politica è sopra qualsiasi cosa. Cioè se i cittadini esprimono un volere diverso, ci si deve adeguare. Allora, abbiamo gli ultimi 2 minuti. Di qui ad un anno, quali obiettivi si è posto come capogruppo e come consigliere regionale? Allora, intanto riuscire a fare qualcosa di quello che si è promesso in campagna elettorale. Stiamo dando già un bel segnale perché avevamo promesso la commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi, abbiamo raccolto le firme, domani o dopodomani protocolleremo l'istituzione, quindi è già un piccolo risultato. Abbiamo promesso il taglio degli stipendi e lo stiamo facendo. Quindi innanzitutto la coerenza, cercare di fare quello che stiamo facendo. Continuare a lavorare nei territori perché quotidianamente presentiamo interrogazioni per l'emergenza delle scuole di Aulla, della scuola di Firenze, l'emergenza col taglio dell'acqua inquinata a Pietrasanta, che tra l'altro è un'emergenza, non se ne parla, ma è di una gravità No, noi assoluta. ne parliamo nei nostri siti online, ne parliamo, effettivamente sembra che la situazione comunque non cambi, nel Non senso che cambi. l'inquinamento c'è, ecco, ma lei in questo senso che cosa farebbe? È molto delicato, intanto bisogna capire, c'è uno studio, abbiamo speso come 500.000 euro per uno studio per capire quali sono le cause una volta per tutte Certo. e per capire come bonificare queste cose. Perché siamo nel 2015, è impensabile che le persone debbano andare Sì, con no, la certo. cisterna, siamo un paese occidentale, ci professiamo moderni e Teoricamente, sì. civilizzati. Ci sono una serie di battaglie che dobbiamo portare avanti, portare la voce dei territori, le istanze delle associazioni di categoria, ci sono delle emergenze lavorative che vanno seguite, le emergenze dei nuovi cantieri a Puagna, mi viene in mente l'emergenza della discarica del Chiani a Pisa, l'inceneritore di Scalina a Grosseto, diciamo siamo presenti in tutto il territorio toscano, la voce dei territori sarà presente nel Consiglio regionale. Allora, detto questo, così occhio, dalle sue prime impressioni, perché il Movimento 5 Stelle fa gola un po' a tutti, cioè nel senso fare un accordo, comunque cercare di fare qualcosa con il Movimento 5 Stelle è un'aspirazione sia da destra che da sinistra, la prima cosa che disse Borghi, che poi appunto è diventato anche lui consigliere regionale per la Lega, io mi rivolgo al Movimento 5 Stelle e comunque al Movimento 5 Stelle piacerebbe rivolgersi anche a tanti amministratori della sinistra del PD. Voi con chi vi trovate meglio per adesso a parlare?
fino adesso non abbiamo ancora avuto problemi con i cittadini e pensiamo di continuare così. Diciamo, abbiamo un patto di sangue con loro e con noi, con me stesso, perché io sono un cittadino portavoce. Noi, come sapete, non ci alleiamo con nessuno, è una scelta politica ben precisa. Appoggiamo tutte le buone idee, anche con un voto, con scritture condivise di atti, non c'è problema. Faremo dura opposizione quando si va in una strada che lede l'interesse dei cittadini, dell'ambiente, la Costituzione, la trasparenza, l'efficienza. Quindi lì troveranno un muro fortissimo. Siamo pronti anche per governare. Questa volta in Regione non ci siamo riusciti a vincere, forse sarà per la prossima volta, chi lo sa, saranno 5 anni dove coltiveremo anche questa prospettiva, però nei comuni già ci siamo. Nei comuni già ci siamo, con mille difficoltà, ma anche con mille soddisfazioni. A Livorno stiamo facendo qualcosa di buono. E dove vinciamo, spesso vinciamo al ballottaggio. Chissà se a Sesto Fiorentino si possa vincere al primo turno. Io mi auguro che ci sia un cittadino portavoce, competente, preparato, onesto, libero, che non abbia mai avuto tessere e che porti un po' di aria fresca anche in quel comune. Voi con portavoce intendete il candidato Il sindaco? candidato Ecco, lo sindaco. spieghiamo così almeno ci si intende sul linguaggio. Benissimo, allora in bocca al lupo a Giacomo Giannarelli e ai suoi colleghi del Movimento 5 Grazie. Stelle. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alle prossime puntate e buona serata a tutti.